Life Imitates Act, a volte, la serie che ti diverti di più a portare, allora, lo so, sono una persona orribile, ma effettivamente attualmente la cosa che mi diverte di più sono le reaction che faccio su Pornhub. Sì, giuro, mi fa troppo ridere perché mi ricorda quasi YouTube ai tempi d'oro, quindi seguitemi perché lì freni zero. Marzanico, sei una salmone lovers? Dopo il tonno lovers, salmone lovers. Comunque no, decisamente no. Cioè mi piace il salmone con le fettine, ma non è che mi mangio il tocco di salmone nel sushi o quelle cose che mangiano tipo quei quadretti gommolini che sanno di mufa. No. Alessia e Elisa, devi cambiare i colori del mondo. Di che colore sarebbe il cielo, la terra, eccetera? Tutto, toni del fucsia, del lilla e del fluo. E dell'olografico. Sì, così sembrerai quasi sobria. Simone Lamberti, ti prego, fai il video anche con Dani. Na da volta, Dani non fa più video, ma ve lo devo dire. Ci racconti com'è stato il coming out di Dani con te? Allora, il coming out di Dani con me è stato molto easy. Cioè, lui mi ha detto una sera di 14 anni fa, perché qualcuno magari pensa che me l'abbia detto 2 giorni prima di fare il video, no. E comunque vorrei precisare che noi non abbiamo mai preso per il culo. Lui veramente ha avuto una fidanzata, perché in alcuni video noi abbiamo detto che lui aveva una fidanzata. Non era una balla inventata per coprire i suoi gusti sessuali. Lui veramente ha avuto una fidanzata ed era la nostra migliore amica. Sì, facciamo tutto in combriccola. Una sera di 14 anni fa, dicevo, lui mi ha detto: guarda, stasera ci vediamo, ma ti devo raccontare una cosa. Ho detto: vabbè, mi sono un po' cacata sotto. Ho detto: che cazzo me ne vedi? No, perché non è che ti devo raccontare, ti devo dire una cosa. Quando uno ti dice ti devo dire una cosa, dici sì, ma dentro muori un po' male. Quindi è venuto, abbiamo fatto le nostre cose, ho detto così, se no abbiamo cazzeggiato. E poi mi ha raccontato che comunque lui si sentiva di raccontarmi per prima questa cosa, dicendo che era gay, cioè niente di che, non è che ha fatto la storia. Nacqui mangiatore di passere, poi divenni mangiatore di scroti. No, semplicemente me l'ha detto nella più totale naturalezza, e io gli ho risposto nella più totale naturalezza, perché a me di cosa piace a lui non può fregare di meno, nel senso che cazzo me ne fotte, potete anche dirmi mi piacciono i cormorani. Bene, quindi niente, ci siamo confrontate, tipo: guarda, a me non cambia niente, sono contenta che tu me l'abbia detto, fine, punto, ciao. E quindi cosa facciamo adesso? Dove andiamo? A che cosa giochiamo? Questa è stata, nel senso, poi, a me, ripeto, personalmente non è cambiato assolutamente niente, e ho scherzato con lui nella stessa identica maniera di quando non me l'avesse detto, e lui era contento di questo, perché ha detto: ora non vorrei che tu ti frenassi a farmi battute, tipo che ne so, a sfondo, tipo, che ne so, c'è il bucio di culo spanato, che adesso magari puoi pensare che io mi offendo. No, assolutamente, perché io te le dico così a prescindere. E quindi lui è stato molto contento che io abbia continuato a dirgli che ha il buco del culo spanato, perché è vero. No, perché non c'è niente di male, nel senso, scherzare, con la consapevolezza che sappiamo entrambi che sono cazzate, cioè sono buttate. Poi Sabrina Pasolini, Ari Danghete, Ari, ciao Sabri. Quando conosci gente nuova, capisci a pelle se è simpatica e potresti andarci d'accordo o no? Assolutamente sì. A me basta poco. Basta fare una battuta, che probabilmente è lo stesso stile che criticavo a Dani, che spara a zero quando conosce qualcuno. Però Dani spara a zero su quella persona, cioè Dani fa una frecciatina cattiva su una persona appena vista e vede come reagisce. Se reagisce bene, può valutare un'amicizia, se no, no. Io invece non la faccio su quella persona, ma su me stessa. Nel senso che inizio a dire le peggio cose. Volgari, trash, black humor, ma proprio ci vado pesante. Lo faccio apposta, probabilmente lo faccio apposta, lo stesso stile di Dani. E valuto in base a come reagisce, a come sorride, a cosa dice dopo di conseguenza. E lì capisco tutto. Infatti, recentemente abbiamo frequentato persone nuove e io subito ho capito che ce n'era. Che ce n'era. Fai una battuta, uno ti risponde con lo stesso livello di trash, dici sì, se boffa, se boffa. Altrimenti, che palle, ecco. Quindi sì, ho questo istinto di fiutare il trash. Yubita, come hai fatto a non avere più capelli che si sporcano in un giorno? Mi ricordi i video del 2014? Allora, l'unica cosa che a me ha salvato dai capelli estremamente grassi è stato la decolorazione. La decolorazione, seccando i capelli, ha reso il mio capello più secco, più
asciutto e quindi si unge meno. Infatti, quando ho un po' di ricrescita, la parte naturale si smerda molto prima, quindi ho ufficialmente capito che non sono i prodotti più costosi che prendo o i trattamenti più frequenti che faccio. No, è semplicemente la deco. Puoi prendere anche nel vivo del supermercato. L'unico modo è decolorare. Poi, Ele Earbag. Ciao Gabri, sei una ragazza a cui piace abbracciare. Allora, il contatto fisico non mi piace, nel senso che mi piace solo da persone d'elite, dagli amici stretti. Allora, gli amici stretti sì, sono, come dico sempre, sono molto touch. Altrimenti io odio anche stare appoggiata alla spalla di qualcuno con cui non ho confidenza. Mi dà proprio un urto, tipo uno che ti tocca più del dovuto. Ma uomo o donna, non perché magari ci vedo secondi fini, proprio mi dà fastidio. State due cazzo, sì. Nel senso che un abbraccio mi dà fastidio, una mano, anche solo, che ne so, stare appiccicati un divano. Se il mio braccio e la mia gamba stanno a contatto con qualcun altro e con questa persona non ho confidenza, mi dà una noia terribile. Cioè, non è che mi dico, no, però mi dà fastidio, stai violando la mia comfort zone, che è altro che distanza di sicurezza Covid, 6 km per 6. Quindi mi piace abbracciare, sì, mi piace essere abbracciata, sì, ma da che cazzo, dico io, ecco. La ragazza con le orecchiette, preferiresti avere degli scoiattoli al posto delle mani o dei topi al posto dei piedi? Allora, scoiattoli al posto delle mani potrebbero essermi utili? No. Topi al posto dei piedi? C'è formaggio. Topi al posto dei piedi? Ma che cazzo di domanda è? Vabbè. Non è una domanda, Jelly Jean, non è una domanda, è solo una benedizione da Little Smerdozzo. Grazie Little Smerdozzo, curizzino. Lollo Orci 98, home tour, lo aspettiamo da 2 anni e passa. Ho mai detto di farlo? È 2 anni e passa che dico che non lo voglio fare. Mi piace. Quando cazzo mai ho detto che voglio farlo? Papà. E a prescindere, che cazzo c'è da fare un home tour? Cosa sei, Paola Marella? Non capisco questa curiosità morbosa di cose inutili. Cos'è nel frigo? Cos'è in casa? È una casa normalissima. Questa è l'unica stanza un po' particolare, ma le altre sono normalissime. La camera di Dani l'avete vista nel suo home tour. Le altre stanze sono banali come la merda. Cioè, non c'è niente da vedere. La camera mia praticamente è qua. Cioè, manca l'armadio lì. Ma che cazzo di home tour devo fare? Aspettate. Kixn 1935, saresti mai disposta a stare in una relazione aperta? Assolutamente no. Che schifo, no. Io, come ho sempre detto, non divido una fetta di pizza, divido un cazzo. Cioè, scusate, No. Kings 1935, è stato difficile trovare un punto di incontro sull'arredamento con Dani? Bella domanda, sì e no. Nel senso che qua faccio il cazzo che voglio, perché è casa, è camera mia, quindi me la arredo come voglio io, quindi qua problemi zero. In camera sua problemi zero, perché è camera sua. Nelle aree in comune un po' sì, però c'è livello che siamo molto adattabili, nel senso che io cerco di limitare il mio trash, le mie cose colorate, e lui cerca di aggiungere un po' di colore, di cose particolari al suo minimal. Quindi abbiamo raggiunto una via di mezzo, che nelle stanze, cioè le altre stanze in comune, tipo bagno, ingresso, cucina, eccetera, sono molto minimal, con qualche dettaglio trash per venirci incontro, perché giustamente nella convivenza non può avere ragione uno, ne può avere ragione l'altro. Si cercano dei compromessi. Fosse per me, farei tutto colorato. Fosse per lui, toglierebbe tutte le cose trash che ci sono, non metterebbe neanche una cosa esposta. Quindi questa è l'unica via di mezzo che abbiamo trovato, anche se recentemente abbiamo pensato di cambiare l'ingresso, farlo un po' più colorato, mettere dei quadri. Volevamo quasi stampare i quadri, di se i quadri potessero parlare, per dare quel tocco da distante, da intellettuali, ma da vicino è trash. Però boh, vedremo se le troveremo HD. Oddio, sembra Maria De Filippi che parlo con la caramella. Kix nel 1935, la tua classifica dei segni zodiacali, da quello che ami di più a quello che non sopporti. Allora, segni che ho notato essere molto affini a me. Allora, sicuramente acquario, perché sia Dani che Abby sono acquario.
Leone, perché Roby è leone e io sono leone, ho scoperto che con leone mi sento molto affine, c'è proprio della chimica, ci si capisce. Poi altri segni che mi piacciono sono lo scorpione, lo scorpione bilancia, questi penso, quelli che mi piacciono meno sono i segni tipo Vergine, Pesci, Gemelli, questi penso, perché sono segni troppo volubili. Mio padre è dei Pesci, cioè nulla da dire a mio padre, però è una persona troppo fuori dal pianeta. Io tutte le persone dei Pesci che conosco sono adorabili. Però sono totalmente scoppiate di te, cioè son folli. Se cioè, tu non stai dietro ai loro ragionamenti, sono un po' impegnativi. Gemelli è due persone, un giorno è A, un giorno è B, un giorno è AB, un giorno è F. Poi Vergine, troppo precisa, pignola, un segno troppo preciso, pignolo, deve essere tutto come dice lui, gestito come dice lui. Na, mia faccio, cioè il leone si sente sopraffatto e soffocato dalla vergine che è troppo. Il leone è un po' rebel. Meno male che il mio è un po' attenuato dallo scorpione, però comunque è un segno un po' che vuol fare il cazzo che vuole, non vuol sentirsi dire ah, perché sennò gli gira il cazzo. Quindi sì, non è probabilmente un bel segno, ma è il mio, che cazzo posso fare? Segni invece via di mezzo, direi Cancro. Un segno via di mezzo non fa né schifo a mio gusto, né meraviglioso, una via di mezzo. Se no, Toro, anche se molto permaloso. Capricorno, assolutamente no. Super permalosi, super pignoli, super persa nei coglioni. Sto offendendo tutti i miei iscritti, probabilmente. Scusate, è una cosa generica. Poi magari avete l'ascendente, o magari siete rebel per il vostro segno. Non vi offendete. Anche l'acquario è un grandissimo cacacazzo preciso, che è pur uno dei segni che preferisco. Sono segni impegnativi, però li trovo molto compatibili con il mio. Altri segni non mi vengono in mente, però questo è anche perché sono 29 minuti, ora poi non so se nell'editing verrà ristretto, ma sto video sta diventando gigante. Sì che farò due puntate, però magari vi scasso il cazzo. Scusate. Valentina Papa off. Come va poi con il vecchio canale? Verrà mai ripristinato? Mi mancano alcuni video. Gioia, mancano anche a me. E non ho idea, non rispondono. Abbiamo riprovato con l'avvocato a rimandare una raccomandata, al fax, eccetera. Non rispondono, cioè, raghi, non so cosa dire. Vabbè, Lon Lorci 98, situazione sentimentale? Coccole a pallino. Eggplant Official, qual è una domanda esistenziale che ti fai ogni mattina a parte Dani? Perché Dani è una domanda esistenziale. E sono un po' confusa. Comunque, una domanda esistenziale che mi faccio è: quando finirà sto periodo di merda? E la risposta non l'ho ancora trovata. Molto bene. Jonat 7, hai mai pensato di essere lesbica? Allora, rido perché se sto video lo vedono i miei amici, so già dove andranno a parare e mi fa molto ridere la cosa, quindi saluto i miei amici. Comunque no. Comunque no, non lo so. No, 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 lesbica assolutamente no. Magari bisex? No, non lo so. Non lo so. Sono un po', non so cosa rispondere. Comunque no, sono etero, però non escluderei mai nella vita di incoglionirmi e innamorarmi di una donna. Può succedere, però di base sono etero, ecco, mettiamola così. Anthony 94 Eve, tu e lo patriello state insieme? A parte che si scrive attaccato e si vede che l'hai scritto staccato, sei in grazia. Io l'ho scritto per mesi, staccato nella rubrica. Un giorno gli ho mandato uno screen e fa: l'hai scritto staccato? Oh my god!
cazzo ne so io. Comunque scrive attaccato. E no, purtroppo non siamo insieme perché lui ha ben altri gusti, perché sennò io l'avrei già sposato. Poi Foc 4 c'ha. Ma tu ti radi il culo con la lametta? No, perché non ho peli nel culo. Incredibile. Mariano, raghi, non ci credo, Pallino sta giocando con il pesce, quindi basta spostarlo. Tu piace o pesce? O pesce tu piace e pigliate. O pesce tu piace e pigliate. Allora, qua Mariano Rizzo, autore. Ah, comunque un autore. Qual è la tua sincera opinione sul cerù? Ma non è un autore. Forse vuole fare una bio sul cerù. La mia sincera opinione sul cerume, che è divertentissimo toglierlo col mignolo. Chi dice di no a mente? Betty Servedio o Servedio? Sì, Servedio in effetti. Il tuo cambiamento estetico ha cambiato anche i tuoi rapporti con la società? Allora, partiamo dal fatto che non è che sono la Versace, quindi un cambiamento relativo. Ma comunque la mia opinione sulla società e i rapporti con la società sono sempre quelli, ovvero schifosi. La gente sostanzialmente mi fa quasi sempre caccare. Detto questo, le domande sono finite. Aspettate che faccia un altro Do You Wanna Fuck su Instacraz per farmi altre domande. Questo è tutto e ci vediamo alla fine. Vai, 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 vai. Cosa?